Salvatore Petrone, come abbiamo potuto vedere nelle scorse settimane, gli Stati Uniti hanno mandato una sonda su Marte, però c'è anche in vista una missione europea. Sì, InSight è stato, diciamo, l'ennesima dimostrazione della capacity, diciamo, che hanno gli Stati Uniti in ambito spaziale. L'ESA, quindi l'Europa, non vuole comunque essere da meno rispetto a Stati Uniti, alla Cina o alla Russia. Motivo per cui è nata la missione ExoMars. La missione è nata molti anni fa. La missione è suddivisa sostanzialmente in due fasi. Una prima, che è stata lanciata nel 2016, ha raggiunto l'orbita di Marte dopo circa 7 mesi, poi la famosa sonda Schiaparelli, in onore proprio dell'astronomo italiano Giovanni Schiaparelli, che per primo ne disegnò un'accurata mappa proprio di Marte, e si staccò dal suo orbiter, compiendo in modo, diciamo, nominale tutte le operazioni previste fino all'ultima fase della discesa. Però poi ci fu un'anomalia in uno dei sistemi di controllo e il modulo quindi precipitò sul pianeta rosso. La seconda parte della missione, che è quindi quella che prenderà il via invece nel maggio del 2020, consiste nel portare sul pianeta rosso un rover innovativo capace di muoversi e soprattutto di penetrarne il suolo per analizzarlo. Quindi qui, diciamo, gli obiettivi scientifici di ExoMars sono davvero straordinari e il contributo italiano è altrettanto straordinario perché l'ESA, quindi l'European Space Agency, l'Agenzia Spaziale Europea, ha assegnato all'industria italiana proprio la leadership principale di entrambe le fasi della missione. Quindi, oltre alla responsabilità complessiva di sistema, quindi tutti gli elementi fanno capo all'Italia anche lo sviluppo del modulo di discesa del trapano che poi sarà utilizzato per penetrare il suolo e quindi analizzarlo, quindi prelievo di campioni e anche del centro di controllo da cui il rover verrà operato, il centro di controllo che è praticamente da dove si muove tutto. Quindi è stato importante l'aiuto degli italiani. In questo progetto è veramente, veramente straordinario perché l'obiettivo principale del programma ExoMars è proprio quello di determinare se sia mai esistita la vita su Marte, quindi un pianeta che ha sicuramente ospitato acqua liquida in passato, ma che oggi ha una superficie arida ed esposta a fortissime radiazioni. E il rover a conduzione di ESA, più la piattaforma scientifica guidata dai russi di Roscosmos, verranno proprio lanciati, almeno era previsto per il 2018, il lancio poi è scattato e slittato il 2020, e quindi si farà il viaggio verso Marte, si arriverà intorno a marzo 2021, quindi l'atterraggio è previsto per marzo 2021. E dicevo, davvero fondamentale il contributo dell'Italia e quindi dell'Agenzia Spaziale Italiana, che contribuisce con il 40% di investimenti, che non è poco perché rispetto, diciamo, ai numeri che ci danno gli americani, insomma, è davvero un dato importante. Si parla addirittura di turismo spaziale. Proprio in questi giorni abbiamo visto che sono state lanciate delle navicelle con dei turisti. Quanto può essere sviluppato questo progetto? Beh, innanzitutto, diciamo, il turismo spaziale è ancora con il vero turista a bordo, cioè quello che si mette su un orbiter, va in orbita, su un mezzo spaziale va in orbita, è ancora lontano, però siamo ancora agli albori. E secondo me, diciamo, è una cosa che negli anni andrà ad aumentare, però infatti ci sono stati già dei casi, seppur isolati, di viaggi spaziali a scopo di intrattenimento che sono stati finanziati dagli stessi privati, al costo poi di svariati milioni, perché non costa di certo poco. Poi ci sono state le varie epoche, insomma, che hanno tracciato un pochettino il trend di questo fenomeno. Il volo spaziale è oggi comunque ritenuto un settore commerciale molto interessante da parte di diverse compagnie. Alcune si conoscevano già come Space Adventures, sono state fondate poi altre numerose,
imprese, no? Tra cui Virgin Galactic, Blue Origin o ancora Rocket Plane, e addirittura c'è un progetto europeo, Project Enterprise, e tante altre. L'offerta che possiamo avere è principalmente su voli suborbitali, quindi parliamo di altezze massime tra i 100 e i 200 km. E questo tipo di volo consente di rimanere tra i 3 e i 6 minuti in condizioni di assenza di peso, quindi osservi il panorama stellare, l'orizzonte curvo della Terra, insomma. Però siamo ancora a un costo previsto non inferiore ai $200,000. Quindi ora ciò che mi rimbranca è come Virgin Galactic in particolare sia stata interessata all'Italia, in particolare ad un possibile spazioporto in Puglia, dove ci sono già varie agenzie, comunque molte industrie che stanno cercando, diciamo, di portare alla luce quello che poi il turismo spaziale potrebbe darci. Dobbiamo leggerlo in differenti modi dal mio punto di vista, però siamo ancora lontani da quello che, ecco, ok, vado a fare un giro sul treno, per dire, no, vado a fare un giro. Però la Puglia è davvero all'avanguardia, perché si stanno sviluppando proprio le competenze tecnologiche proprio legate al settore aerospaziale, che già si sapeva, perché in Puglia ci sta Boeing, ci stanno anche tante altre, la più grande Boeing, ma non da meno Augusta per gli elicotteri, non da meno General Electric per i razzi. Quindi Virgin Galactic si è già avvicinata, quindi ha fatto già un annuncio, come dicevi tu, è avvenuto dopo circa 2 anni di confronto, no? Tra l'azienda inglese, quindi Virgin Galactic, le autorità italiane e anche il governo statunitense. E in questi anni proprio l'ENAC, quindi l'Ente Nazionale Assistenza, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, ha individuato nell'aeroporto di Grottaglie, dicevo prima, il sito proprio ideale per lo spazioporto. Mentre lato aziendale, giusto per citarle, perché secondo me saranno le due aziende che andranno, diciamo, porteranno un grosso contributo, saranno proprio l'Altec, che è un'azienda controllata dall'Agenzia Spaziale Italiana, e Sitael, che sono due imprese private che sviluppano prodotti e soluzioni in ambito aerospaziale, industriale e il famoso Internet of Things. Quindi torniamo alla parte legata più a altre discipline come intelligenza artificiale e blockchain. Chiudo dicendo solo che addirittura il Dipartimento di Stato americano contribuirà allo sviluppo dello spazioporto. Da Grottaglie partiranno, diciamo, secondo Virgin Galactic, diverse missioni suborbitali a decollo orizzontale. Quindi l'ASI sicuramente sarà certamente uno dei primi clienti di Virgin Galactic in questo senso, con un piano di volo dedicati, e ci tengo a sottolinearlo, alla ricerca scientifica spaziale, perché l'obiettivo, anche se simbolico, di Virgin Galactic resta comunque il lancio del turismo spaziale, per il quale l'azienda afferma già di avere un grosso numero di prenotazioni. Però vedremo.